minuti. Allora dico alla signora Grossi, io sono arrivata alle 17:15. Bene, Sono arrivato alle 17:15, quindi c'è stato poi un disguido perché tenevo una riunione nella quale, anzi, adesso è una prima tocca, abbiamo deciso di fare 1-0 nel referendum, di fare una manifestazione che si farà alla parrocchia di San Martino di Acropolis, la Comune di Castagna, giovedì, quindi ci siamo impegnati per il referendum. Naturalmente con 4 secondi è deciso. Però adesso un attimo al signore che mi ha fatto la domanda, lei mi ha fatto una domanda di democrazia, quello che lei chiede è la democrazia. Io penso che adesso non ci sono democrazia, quindi aperto a qualsiasi consiglio, a qualsiasi indirizzo. Non le ho detto questo, signor Silvio. Io ho parlato di democrazia partecipata. Di strutture organizzate in maniera di partecipare alla democrazia, alle scelte amministrative. Democrazia partecipata. Non è una democrazia che possiamo prendere da 4.000 e decidere per una città di 100.000. Io questo le ho detto. Io questo le ho chiesto. Il prelievo IRPEF sulla mia pensione. Con queste ultime tornate amministrative
pregare. Noi invece pregare, invece dovremmo pregare, invece noi raggiungendo il quorum, noi daremo una volta per non solo, io spero per sempre e comunque. Intanto ringrazio il nuovo sindaco per la sua presenza, speriamo di averlo anche in altre occasioni. C'è materiali quindi da indicare, nel frattempo consentitemi di ringraziare, ecco, chi ha voluto questo convegno, questo momento di riflessione, che in primis è giusto in campo di diritto scolastico del Vino Vecchio, l'avvocato Maria Muccio, che dice che è la professoria, la professoressa Antonio Bianco del Corso, il dottore Gianni Bianco della professoria, che va a tutti quanti perché con una conversazione. Quindi auguriamoci di avere il cuore e perché sia successo come direttamente in questa giornata, che è una giornata elettorale importante.